9 anni dopo, una scena simile si ripeterà il prossimo 13 maggio, quando questa piazza sarà gremita di gente e Betlemme si stringerà attorno a Benedetto XVI, come fece il 22 marzo dell'anno 2000 con Giovanni Paolo II. Accanto alla basilica che custodisce la grotta in cui nacque Gesù, il Papa celebrerà la messa della Natività davanti a 10.000 persone. A parte alcuni gruppi di pellegrini che giungeranno dall'estero e che hanno già il posto prenotato per la messa papale, il 90% dei fedeli presenti sarà costituito dai cattolici locali, ma non mancheranno cristiani ortodossi locali. Giungeranno da tutte le città e i villaggi dei territori palestinesi, Gerico, Ramallah, Birzeh, Zababde, Abud, Taibe, Gaza. E così, mentre si corre contro il tempo per sistemare strade e rendere la città più bella ed accogliente, anche a Betlemme crescono l'attesa e la gioia per la visita del Papa e tanta speranza. Certo che siamo felici, lui è il nostro padre e questa è la sua seconda casa e spero che lui porti la pace per questa terra santa. Mi piacerebbe dire al Papa di portare con lui la pace per questo paese e la sicurezza, perché tutte le persone possano venire qui in ogni momento e considerare questa come la loro seconda casa. I cristiani della città di Betlemme sono circa 10.000, di cui 6.000 sono cattolici latini, che per le celebrazioni si ritrovano nella chiesa parrocchiale francescana di Santa Caterina, adiacente la Basilica della Natività. E proprio qui, domenica scorsa, al termine della messa, il parroco Abuna Samuele ha invitato tutti a un particolare impegno di preghiera, da compiersi personalmente, in famiglia e comunitariamente, per il buon esito della visita del Santo Padre e per il bene che la sua venuta potrà portare a Betlemme. La presenza del Santo Padre vuol dire come dire alla coscienza umana: pensate ognuno la vostra parte come si può risolvere i problemi che sono nati qui in Terra Santa. È una terra che non appartiene soltanto agli abitanti ma appartiene a tutti i cristiani del mondo. Ma che cosa si aspetta, che cosa attende in particolare questa gente? Più di tutto ci è sembrato semplicemente la presenza del Papa in mezzo a loro, il suo incoraggiamento, la sua benedizione. La gente qui, se posso dire cosa aspettano, lo posso dire in una parola araba orientale, aspettano la benedizione del Santo Padre, perché quando c'è la benedizione c'è tutto. Tutti a Betlemme lo stiamo aspettando, siamo eccitati, sono sicura che la sua presenza ci benedirà e che la pace arriverà per tutta la gente, non solo a Betlemme, ma anche a Gerusalemme e per tutti i cristiani. Stiamo aspettando la visita del Papa e la sua benedizione. Sarà un passo molto grande per la pace. Noi pregheremo per il successo della sua visita in Terra Santa. Durante questa visita al Holy Land. يا قداسة البابا